eventi del Moka Village, quando, da che ora, che ora, chi vuole venire? Passo la parola per questo. Gli eventi iniziano venerdì alle 14 e vanno avanti fino a mezzanotte, quindi ogni giorno, il sabato addirittura dalla mattina alle 9, perché essendo degli hacker non hanno mai, per cui dalle 9 alle 24, che poi andremo, ci trasferiremo chi vorrà là a fare la festa, la domenica mattina, diciamo, alle 10 alle 15, questi sono un po' gli orari. È molto molto fitto il programma che avete in allegato di eventi qualitativamente altissimi, mi rendo conto che sono un po' ostici per chi si avvicina, diciamo, alla sicurezza informatica e alla programmazione, però per chi è al dentro di queste attività, qui abbiamo il meglio che in questo momento l'Europa esprime, quindi abbiamo ognuno nel proprio settore delle punte di diamante. Molti non hanno messo nome e cognome perché chiaramente utilizzano un nickname per fare questo tipo di attività. Non stiamo parlando di nulla di illegale, ci teniamo a dirlo, perché l'hacking non è illegale. Poi è una pratica, è come la pistola, è come l'attrezzo. Poi se uno lo usa per uccidere è male, se uno lo usa per andare a caccia è una legge, se uno lo usa per fare i tre assegni vince le medaglie d'oro. Qui dipende poi dall'utilizzo che se ne fa della conoscenza. Ci sta il quota italiano e buona parte di quello che è, diciamo, il quota internazionale. Quasi tutte le persone che verranno lavorano nel campo della sicurezza informatica, alcuni sono imprenditori di successo, hanno aziende, start-up che fatturano milioni di euro l'anno solo in questo campo, però all'interno del MOCA siamo tutti uguali, non c'è nessun tipo di, non è un evento commerciale, è un evento esclusivamente di condivisione di conoscenze e di sapere. Abbiamo qui Carlo Dubitosa, che è uno di quelli che terrà il seminario, che è uno dei giornalisti più antichi nel settore, in questo settore in Italia, che è uno anche degli sponsor, dei collaboratori con la rivista Mamma, che è una rivista satirica molto conosciuta in Italia. Facciamo tutti un po' fatica a uscire dalle aree grandi, però ci stiamo provando. Una cosa che ci siamo scordati di dire, l'evento è dedicato a Fabio Pavone, vampiro, un nostro caro amico scomparso da poco perché era affetto da una gravissima forma di distopia che lo ha tenuto a letto da 16 anni, poi attaccato al respiratore e comunicava con il mondo solo attraverso quello che è il nostro caro amico, nonché socio, e ha comunicato per quasi 15 anni con il resto del mondo solo attraverso il computer, con un mouse che muoveva con il fiato, perché non si muoveva. È arrivato a 34 anni, noi abbiamo conosciuto le superiori e adesso purtroppo un mese fa comparso e gli abbiamo dedicato chiaramente l'evento, i genitori saranno alle 14 all'inaugurazione perché siamo molto, molto legati a lui, senza fare della retorica. Noi non abbiamo mai detto, cioè non abbiamo mai utilizzato questo, abbiamo fatto solo alcune campagne alcuni anni fa perché questi mouse costavano delle cifre improponibili e perché a Cappelle non ci arrivava la banda larga. Queste sono state le uniche due volte. Fabio era lui, era molto attivo su questo, esatto. Era lui che lanciava questi messaggi, perché veramente era, scusa se ti interrompo, veramente ha un po' rappresentato un caso concreto, uno degli aspetti del famoso digital divide di cui tanto si parla e spesso non si capisce bene, che in qualche caso può essere veramente grave, non è solamente voglio la linea veloce per fare i giochini a casa, c'è qualcuno che magari della linea veloce ha bisogno per campare, per comunicare, o di, appunto, di apparecchiature. Per esempio Fabio una volta fece una battaglia perché il mouse che lui utilizzava costava 3.000 euro e pur essendo una cosa per lui vitale non veniva rimborsato da un altro. In questo l'abbiamo appoggiato, però come diceva Stefano non abbiamo mai utilizzato questa cosa. Siccome ci abbiamo abbastanza distruttiamo perché la grande questione di Fabio è Pescara e la nostra associazione ha prodotto in questi 18 anni tantissima cultura, lavoro, aziende, libri, cioè noi abbiamo scritto Telematica per la pace insieme a Carlo tantissimi anni fa, Spaghetti Hacker, Io della Puta Coloni, che è stato un best-seller del settore, Spiese che è così cifrati, sono uscite da Metro Graphics tantissime professionalità, aziende, se più meccanica non so, qui buona parte dei dipendenti sono i nostri soci, quindi voglio dire, se Pescara è uno dei punti di riferimento per la sicurezza informatica italiana, noi ne abbiamo una grossa responsabilità positiva. Come nessuno è mai profeta in patria, io ho un'azienda, lavoro a Roma perché tanto non si lavora, però sono in Pescara e l'associazione rimane Pescara. Per queste manifestazioni avete avuto dei contributi, voi non siete
Noi siamo no profit, abbiamo degli sponsor privati che però lo fanno per passione, una è la mia società, un'altra società di un altro amico, cioè tutti quelli che in questi anni sono diventati imprenditori. Gli enti pubblici hanno collaborato, dovrebbe esserci un patrocinio. Patrocinio, non soltanto patrocinio, ma anche contributi. Il contributo dovrebbe esserci, così se vuole chiediamo alla Presidente. Chiediamo alla Presidente che è più informale. Comunque la gran parte dei contributi arriva da e dai sottoscrizioni dei partecipanti, perché già ci hanno dato quasi 2.000 euro di sottoscrizioni prima di arrivare, adesso ce ne daranno altri 3.000. Ma voi girate in tutti i danni, questa per essere l'amministrazione si fa per strada, noi siamo per strada, l'associazione di questa strada qua fuori per svolgere, noi andiamo a andiamo in altri posti, andiamo in altri posti, ma non come Moca, insomma in Moca è a Pescara ed è quadriennale. Poi Moca che significa? Metro Graphics Camp. Quello mi faccio di c'è il riferimento, giochiamo la Moca nella caffettiera. Se avessi capito anche Moca Caffè, chiedete no, potesse giocare anche nella ambiguità. Non vogliamo fare ancora cosa, non vogliamo giochiamo anche su questo. Buonasera, sì, Presidente. Ho chiesto l'incontro a punti comunali, stiamo a puntare i cavi. Patrocinio è soltanto lo stesso, ci sono i contributi in cui fosse le parte degli enti. Ah, ok. Ma questa cosa è interessante. Il MOCA è stato organizzato, diciamo, mantiene sempre la sua indipendenza come evento, quindi diciamo le grandi sponsorizzazioni sono state quelle che vedete, Quantum Leap, che è un'azienda di sicurezza informatica, Mixo, che conoscete tutti in città, ha cablato le reti wifi della città e ovviamente cablerà il nostro camp, Dell, che è il nostro sponsor principale, quasi commovente vedere arrivare dei fondi in dollari piuttosto che in lire, e Secure Network, una società di Milano, e poi anche felicissimi di avere la Roma di questa università che ha una sede dentro il teatro Michetti Muni a Francavilla, una sede di tutoraggio per la facoltà di giurisprudenza, e questi sono diciamo i nostri sponsor principali. Dopodiché abbiamo avuto invece un appoggio per quanto riguarda l'evento parallelo, quindi la mostra all'interno dell'Aurum, e lì c'è stato un contributo da parte dell'amministrazione. L'Aurum è stata messa in presso gratuitamente, giustamente, no? Sì. E poi niente, come vedete c'è anche il patrocinio della regione Abruzzo, ma come sapete bene la legge 43 ci impedisce di sapere ora se abbiamo questi contributi, dovremmo aspettare 6 mesi.